Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, finalmente ci vediamo, ciao. Allora, scusate se ho perso tempo per venire in diretta, ma praticamente ho perso tempo perché non riuscivo a trovare la spazzola per pettinarmi. Vabbè, cavolate, dai. Buongiorno, benvenuti, lo zio, finalmente ci vediamo, ciao a tutti, ben arrivati. Partiamo oggi con, o meglio, ripartiamo con il salottino che abbiamo lasciato quanto tempo fa. E adesso sono passati 2 mesi, se non sbaglio l'ultimo era a metà dicembre, una cosa del genere. Comunque, ben arrivati, ciao a tutti, ciao. Finalmente ci vediamo, Oslo Video Gamer, speriamo che possa andare avanti. Cerchiamo di... quello che voglio dirvi è che questa è una versione pre-alpha praticamente, sperando che funzioni, che si possa portare avanti e che la qualità mi video possa migliorare. Dunque, detto questo, io saluto chi c'è, saluto chi non c'è, chi ci sarà, eccetera. Poi, un'altra cosa che mi interessa dirvi è che se c'è qualche problema video, se c'è qualche ritardo per quanto riguarda la trasmissione, la sincronia con la voce, sono tutte cose da sistemare, per cui le vedremo in seguito. Oggi, dunque, premesso il fatto che potete chiacchierare, parlare di quello che vi pare, questa è una cosa che va, cioè che è sempre stata normale per quanto mi riguarda. Io nel salottino ho sempre cercato di poter portare degli argomenti che esulino, si può dire esulino, non lo so, insomma, che non siano strettamente legati ai videogiochi, ma semplicemente il videogioco era di sottofondo, proprio perché ai primi tempi io cercavo appunto di avere un gioco di sottofondo perché non avevamo possibilità video. Speriamo che questa possibilità sia adesso duratura. Non so, naturalmente per i primi tempi non sarà sempre possibile fare il video, ma in questo caso magari con il salottino cerchiamo di mantenerlo con qualche altro giochino. Per adesso sicuramente ci sono dei problemi, l'impossibilità di farlo con i giochi della PlayStation 4. Ma stando a questo tipo di giochi e al salottino, probabilmente possiamo portarlo avanti. Bene, adesso direi di far partire il giochillo di oggi, sempre premesso che potete parlare di qualsiasi cosa, possiamo parlare di qualsiasi cosa. Oggi lo lanciamo, dicevo, in modalità facciamo pre-alpha, come se fosse pre-alpha. Mi direte se ci sono dei problemi video, se la voce arriva chiaramente, se il volume del gioco è forte, eccetera, eccetera. Anche se quando poi questo video andrà su YouTube, dato che per adesso siamo su Twitch in diretta, mamma mia, Pippo Baudo e io siamo la stessa cosa. Dico anche se poi ci fossero dei commenti secondari sulla qualità, insomma, cerchiamo di venirci incontro, insomma. Io sono un neofita, un newbo, come si diceva negli anni 90, per cui cerchiamo di fare del nostro meglio. Detto questo, adesso, come disse qualcuno, Mangiafuoco, Mastro Burattinaio, che sono io, vedrete chi sono, per speciale concessione della direzione, che sono sempre io, me ne vanto. Facciamo partire. Niente, adesso la cosa che avevo programmato e che qualcuno ricorderà. Io faccio partire, vi lascio, e naturalmente non posso guardare sempre la telecamera perché ho la postazione sistemata, ripeto, un poco alla meno peggio, per cui farò un po' qua e un po' là al video e alla telecamera. Nel frattempo faccio partire il nostro giochillo di oggi, che è quello che ci accompagnerà, speriamo, a sostituire quello che fu Real Farm, che ci ha portato avanti per tanto tempo, ma che purtroppo non fa al caso nostro, meglio non più. Io vi lascio un attimo senza la mia voce soave, disse qualcuno, che cosa che non è vera assolutamente. Va bene ragazzi, faccio partire il gioco e nel frattempo ditemi anche se il gioco arriva bene, arriva male, ci sono problemi, eccetera, eccetera, eccetera.
lascio un po' la musichetta, così mi dite anche se eventualmente il volume del gioco è un po' troppo forte rispetto a quello della mia voce o viceversa. Insomma, cerchiamo di mantenere un equilibrio discreto tra le due cose. Dunque, Stardew Valley è un giochino del quale non vi anticipo granché, perché praticamente io è un bel po' di tempo che ci sto dietro, solo che il prezzo mi sembrava un po' eccessivo. Allora che mi sono detto aspettiamo e cerchiamo di prendere un prezzo, diciamo, plausibile, una cosa del genere, sperando che potesse, perché ho visto qualche trailer, qualche immagine al mio solito. Mi è piaciuto e ho trovato che potesse essere carino come sottofondo e che potesse anche risultare piacevole, perché sembra tranquillo. Poi c'è la parte gestionale, c'è la parte di costruzione, c'è la parte di avventura, quindi diciamo che a lungo termine potrebbe essere adatto, piacevole e adatto. Io non ho bene sott'occhio, o meglio, sto guardando il pannello audio del volume del gioco e quello della mia voce. Non so se l'audio del gioco è troppo forte in confronto alla mia voce. Io do un attimino una bassatina. Ecco, giusto abbassato un attimo senza esagerare. Poi naturalmente ditemi quando, se potete. Nel frattempo vorrei partire. Ok, andiamo new game chiaramente, perché... Oh bene, si deve creare il personaggio. Chiaramente, una femminuccia, chiaramente, voglio dire. Allora, skin è il tipo di pelle. Quanti sono? 24. Allora, io solitamente prediligo sempre una carnagione molto 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 chiara, non per questioni di razzismo o cose del genere, che è una mia deformazione. Ho un debole per le ragazze che hanno la carnagione chiara, magari non zombie come posso sembrare queste, però insomma nemmeno per i puffi, sinceramente. Questo è verde pure. No, immagino ci siano poi altri tipi di... No, penso che questa è quella che si confabula al meglio. Vediamo i capellucci. Allora, intanto vedo tutti quanti sono. Sarà difficile scegliere. 32. Vabbè, solitamente ho sempre la predilezione per capelli molto molto lunghi. Si può girare? Anche il colore dei capelli. Ma qua ci sono praticamente tutte le selezioni per i colori. Hai capito? Allora direi che di fare i capelli in un misto tra il viola e l'azzurro. Sì, questo credo che vada bene. Un pochino più scuro forse. Allora, questo tipo di taglio, cioè di colore, mi piace. Vediamo il taglio. Prima vediamo come va di fronte, anche se immagino che lo vedremo tanto in tutte le direzioni, perché dovrebbe essere un 3D simile isometrico. Questi sono un po' graziosini, va bene. Era partito col numero 17, se non ricordo male. No, la cresta non proprio. Questo potrebbe essere grazioso. Oh, il signor Luigi, buongiorno. Buongiorno Luigi, stavolta ci vediamo. Grazie per essere passato. Molto gentile. Volevo praticamente, anche da te se puoi, cortesemente, se mi puoi dire la differenza tra la voce, l'audio della voce e l'audio del gioco. Mi dici se uno è più forte, uno meno forte, insomma, se c'è un buon equilibrio, se la mia voce è chiara o cose del genere, te ne sarei molto grato. Lo chiederò un po' a tutti, sarà la giornata delle prove praticamente.
Comunque, nel frattempo scegliamo, mamma mia, questi capelli alla Dragon Ball praticamente. Perderò un'ora solo per selezionare i capelli, sono sicuro, perché mi conosco bene io. Allora, teniamo il 10 per adesso. Per me è equilibrato bene, almeno per il momento, per questo gioco. Perfetto, grazie, molto gentile. Che è quello che sto cercando di fare, capirai, è la prima volta che sono in live, anche video. Dicevo, se c'è qualche ritardo tra la voce, il movimento delle labbra e l'audio che vi arriva, diciamo che in questo momento dovrebbe teoricamente essere normale. Dovrebbe. Poi non lo so. Stavo provando questo giochino, perché praticamente dicevo all'inizio che mi era piaciuto un po', perché sai, quelli semplici, gestionali, quelli che non ti rubano tanto tempo, tanta attenzione, sai che devi stare dietro col patè d'animo. Questo che cos'è? Sarà random? Sì, infatti è un dado, mi pare che sia, no, vabbè, random. Anche questo capello, diciamo che è grazioso. Continuo a preferire il 10, però anche il 13 è grazioso. Questo no, questo nemmeno. Questo è quello iniziale. Anche questa coda lunga è graziosa, però non lo so, vediamo, dato che ce ne sono 30 rotti. Oh, questo mi piace molto. Questo mi piace molto, sì, il 18. Anche i capelli davanti al viso mi piacciono, però anche se fossero lunghi da tutt'altra parte mi piacerebbero di più. Corti non credo proprio. È difficile che abbia un personaggio nei giochi, solitamente dicevo sempre ragazze, sempre femminucce, però è molto molto difficile che io scelga un personaggio con i capelli corti. L'unico che ho selezionato forse in Fallout 4, perché là la selezione di capelli nella versione PlayStation è ridicola. Quelli per PC che io non ho mai avuto e non so se comprerò. Ah, questi sono lunghissimi proprio come piacciono a me. Mi sa che adesso la mia scelta si sposta sul 25. Anche questo è carino. Anche questo è ancora più bello. Che il 25 sono lunghi, ma il 27 sono lunghissimi. Ok. Niente, dopo aver visto quelli praticamente. Anche questi sono bellini, però. Vabbè, 27 quindi. Ci siamo. Bene. Shirts, ah, 112? Oh signor, come facciamo a scegliere 112 magliette? Che bello il sound effects che dà. Sarà impossibile scegliere sta cosa. Sarebbe bello qualcosa di estremamente femminile, tipo un toppino, una scollatura. Sì, ma come facciamo a trovarlo? In mezzo a 100 magliette. Speriamo che si possa cambiare dopo, perché ho il cuoricino, mamma mia, com'è romantico. Questa potrebbe sembrare graziosa, quando dietro non la vedremo mai. Che è una cosa proprio da vedere frontalmente. Ecco, il 37, e gli accessori che sarebbero? Cosa è spuntato? Ah, c'è il pants color, perché praticamente ha bisogno di scegliere la maglietta e poi adattare i colori, il colore del pantalone alla maglietta, quindi non prevede una gonnellina o qualcosa del genere. Va bene, questo è buono a sapersi quantomeno. Allora, era graziosa questa, diciamo 37. Anche la 39, che però è scollata ma è bianca, quindi non. Questa già sembra avere un po' più femminilità, cioè tipo l'ombreggiatura sotto il seno. Anche questa, la 43, non è male. Però diciamo che questa è quella che mi colpisce di più, la 43. Poi c'è l'azzurro, il 44. Allora, mi piacerebbe questo modello, che è più alto perché si vede la cinta. Però il colore mi piace di più questo. Vabbè, restiamo sul 43 almeno per adesso. Rosso è anche bello. Poi dovrebbe essere piccole come quelle. Questo è grazioso, ma no. Questo sembra tipo un orsacchiotto, una creatura comunque. Non è proprio facile scegliere, devo dire. 57.
e ha la scollatura più ampia, sembra più adatta. Questo è proprio il toppino, si capisce, il toppino femminile, voglio dire. Però per ora mi fermo sul 57. Questo è 61. Questa scollatura è più graziosa. Anche questa che è azzurra, facciamo tutto azzurro praticamente. Questo proprio no. Anche questa con la canottierina non è proprio niente male, eh? Non è proprio niente male. Il numero è 68. 57, 68, siamo arrivare a 100. Fortuna ci sono diverse da eliminare a priori, quantomeno. Ma vediamo intanto dove possiamo arrivare. Comunque siamo quasi. Anche questa è graziosa. Mi piacerebbe che si vedesse, ripeto, un po' più di scollatura, ma è una cosa solo perché è femminile, insomma, qua non è che si capisca un granché. 106, avevo fatto un po' prima del previsto, sinceramente. Ma siamo arrivati, va bene, allora non torna scorrendo, quindi abbiamo detto che era intorno alla sessantina, 67 se non ricordo male. 67. Ecco, 68, sì. Gli accessori quali sono? Questo. Allora, uno è niente. La mascherina? No, per favore, mascherina pure nel gioco, no. Ti prego, mascherina nel gioco? No. Ragazzi, io non capisco minimamente cosa siano questi accessori, veramente. Reputo che non ne metterò neanche uno. Occhiali? Cos'è, questo cambia l'espressione? 11. Gli occhiali? Ah sì, perché praticamente le dà tipo il rossetto. Dovrebbe essere così. Boh, vediamo un po'. Allora, questo è quello normale. No, è quello che sembra che abbia il rossetto. Che poi chissà che cosa sia, eh? Ok, andiamo al colore dei pantaloni. Che direi di farlo praticamente un po' simile alla magliettina. Dovrebbe essere un po' più giallo, però. Diminuiamo il verde. Così. Oh. Sì, però diminuisce. Che mi dà il verde, dovresti dare un po' di giallo. Non è proprio preciso preciso, però insomma non si può andare avanti di singolarmente, perché è un po' troppo preciso. Poi passa da 17 a 16. Ci vuole un 15 tipo. Va bene, dai. Per adesso va bene così. Allora, questo Animal Preference. Immagino sia un gatto o un cane, mi dispiace. Io sono allergico ad entrambi, però se proprio devo scegliere, scelgo un cane. Quindi Name. Il nome lo mettiamo quello di Claire. Claire, va bene. Farm Name, come la chiamiamo? Chiamiamo Happy Farm, dai. Happy's, la fattoria della felicità. La cosa favorita che cosa potrebbero essere? Cosa potrebbe essere? Cos'è che preferiamo? Vediamo. Qualcosa che potremmo preferire in una fattoria. Un buon frutto. Per esempio. Watermelon, dai. Una cosa, watermelon, e dobbiamo scrivere in inglese purtroppo. Ah, questo che cos'è? Standard farm, quindi un semplice pezzo di terreno con un grande spazio per disegnare la tua fattoria. Questo non ci dispiace assolutamente. Questo è Riverland. Your farm is spread across several island. Ah, quindi si sposta su diverse isole. Scenario. Riverbanks sarebbe praticamente la. Boh,
Oh, la signorina Harlock, buongiorno. Ciao Harlock, stavolta ci vediamo. Hai visto? Ti piace la novità? Ne avevamo parlato, se ti ricordi. Dato che sei qui, dato buongiorno, ben arrivata. Io l'ho già chiesto all'amico Luigi, se per favore mi dessi un feedback per quanto riguarda l'audio che ascolti della mia voce e l'audio del gioco, per vedere se c'è un equilibrio discreto, se non è troppo forte uno, troppo forte l'altro, insomma. Sì. Adesso sì, mi piacerebbe vedere anche te, ma vabbè, ci accontentiamo, dai. Chissà, magari poi un giorno fare una cosa di gruppo, sai? Di vedersi gli uni con gli altri. Però diciamo che poi alla fine quello che conta è stare insieme, sempre stare in compagnia. Però sai, con un bel salottino di quelli virtuali, in videoconferenza. Poi ormai è diventato molto più che normale, però per noi comunque è tutto nuovo. Quindi audio tutto ok. Grazie, ottimo, fantastico. Quindi dicevo, non so se conosci il gioco Harlock di come diamine si chiama? Stardew Valley. Insomma, ho fatto un piccolo preambolo all'inizio, quindi non vado a ripeterlo comunque. Mi sa che, per quanto io ti conosca, mi sa che il tuo tipo di gioco, Stardew Valley, che è un po' praticamente incrociato tra un gestionale di una fattoria, adesso nello specifico non lo so cosa farà, perché come sai, come tu sai, beh, anche chi segue dovrebbe saperlo. Io vedo qualcosa nel gioco, un trailerino che magari spesso non vedo neanche per intero, onde evitare gli spoiler. Poi vedo qualche immaginetta, se la cosa in generale mi piace, mi attrae, stacco tutto e vedo di comprarlo. Ho aspettato un po' di tempo, perché questo costava parecchio. Ho aspettato che arrivasse a un prezzo approcciabile, ho detto vabbè, lo compro. Solito, praticamente 80 centesimi, per capirci. No, è costato un po' di più, vabbè, ma lasciamo stare. Dicevo, è un incrocio tra uno gestionale di fattoria e un GTR classico del tipo dei vecchi Final Fantasy, dello Zelda, per capirci. Quindi io immagino che sia il tuo genere. Comunque, come sottotitolo c'è scritto Resident Evil, bene. Grazie. Vediamo di cambiarlo. Grazie per avermi avvisato di questo. Vediamo, perché io sinceramente, vediamo, forse c'è un attimo di rallentamento di silenzio, non lo so, vedo di farlo, scusate un attimo. No, da qui non posso farlo, vediamo un attimo. Eccolo, forse l'ho trovato. Perfetto. Ci siamo, vedo di cambiarlo da qui, lo cambio proprio in diretta. Grazie, vedi che fa bene chiedere il feedback, lo vedi? Quindi mettiamo allora il salottino episodio X, perché non mi ricordo qual episodio che avevamo lasciato, il 17, il 18. Vabbè. Vediamo se adesso cerco. Io non so se c'è tra le altre cose. C'è. Vediamo se c'è qualche cosa. C'è tra i giochi. Ah sì, tra i giochi c'è Stardew Valley. Va bene. Allora, ho mandato le informazioni in aggiornamento. Ora ditemi se si sono aggiornate. Magari non immediatamente. Però comunque poi tra qualche attimo si dovrebbe. Ho cambiato, quindi diciamo che dovrebbe aggiornare, magari non subito, vi ripeto. Vabbè, riprendiamo il nostro giochino. Quindi dicevamo, standard farm. Quindi molto semplice, questo sarebbe fatto sulla riva del fiume, che non mi dispiacerebbe. Però siccome a me piace molto coltivare e non solo pescare, che qua c'è scritto fish are more common here than usual, infatti un pesce molto più comune del solito.
immagino che si possa sia pescare che coltivare, quindi siccome a me piace avere l'orto, le coltivazioni, queste cose di qua, allora andrei per il primo. Qua cosa dice? Forest. Allora, gli alberi limitano molto il tuo spazio di coltivazione, ma in ogni modo la caccia della foresta è a due passi praticamente. Coltivare cosa? Canapa? Chiaramente, Harlock, chiaramente voglio dire. Noi che siamo famosissimi coltivatori di canapa. Io proprio ettolitri di canapa. Ce l'ho pure qua dietro di questo divanetto. Qua dietro io ho una bella scorta di canapa qua. C'è Sadako qua dietro e la canapa, tutti e due messi insieme, quindi se ogni tanto la vedete spuntare è una cosa abbastanza normale. Quindi dice Hilltop, oh, questa... sì, ridi, ridi. Allora, Hilltop dice Rocky Terrain, quindi terreno di Rocky, che va pugilato. Lasciatemi passare le battute cretine, dai, è il mio canale, lasciatemi fare battute cretine. Tira fuori Sabaku. Che c'è da Sabaku? Io saluto Sabaku, lui non saprà neanche della mia esistenza. È uno, io lo dico senza problemi, è uno dei pochi, pochi YouTuber che stimo. Ho detto Sadako, non Sabaku. Comunque, salutiamo Sabaku, se mai arriverà a vedere sto video, non credo proprio, ben altro, ormai è famosissimo, insomma. Ai suoi 700 milioni di utenti, Sabaku, hai il mio rispetto in quanto YouTuber, in quanto anche professionista, perché è una persona colta e intelligente davvero. Vabbè, chiuso il discorso. Un saluto, un bacio a Sabaku e al suo lavoro. E spero che continui, che gli riesca tutto quello che vuoi. Avevo capito Sabaku, capisci quello che vuoi, Harlock. Vabbè, domenica mattina, di la verità, hai fatto bagordi stanotte, di la verità. Non lo vogliamo sapere, non entriamo nel merito. Torniamo quindi al Hilltop Farm, terreno pietroso. Winding River, make difficult to design your farm. Quindi praticamente è un terreno roccioso che rende la cosa un po' difficile da poter, cioè la tua fattoria è un po' difficile da disegnare, quindi da sistemare. In ogni caso è un deposito di minerale. Di minerale, sì, che provvede, cioè che favorisce l'opportunità di fare il minatore. Vabbè, certo, tutti i posti hanno i pro e i contro. Quindi, visto, non c'è solamente la pesca, non c'è solamente la coltivazione, però praticamente c'è anche la possibilità di fare il minatore, la possibilità di gestire un po' tutto, quindi siamo tra coltivazione, quindi allevamento, pesca e minazione, come si dice, minatura, wilderness, questo proprio nel selvaggio, ci sono pure i pipistrelli, vabbè, costruiamo il castello di Castelvenere. There's plenty of good land here, but beware, at night the monsters come out. Praticamente come Minecraft. Sì, vabbè, questo è proprio il selvaggiume. Allora, devo dire che la mia scelta andrebbe sulla prima. Anche se devo dire che la cosa dell'acqua mi piace molto. Allora, partiamo con questo. Poi un'altra volta magari si potrebbe fare qualcos'altro. Non lo so, vabbè, ma non è granché problematico. Ora va bene, io avvio a questo punto, qua c'è un ok e vediamo come va avanti la cosa, dai. Vi lascio, immagino che ci sia qualche... perché c'è scritto skip intro, quindi mi fa pensare che ci sia un filmato o qualcosa del genere. Vado, eh. And for my very special granddaughter. Per la mia nipote, veramente speciale, la mia grande figlia, voglio che tu abbia questa busta sigillata. Oh signore, rabbrividiamo. Non aprirla ancora, abbi pazienza. Ascolta attentamente adesso. Scusate se la mia traduzione. Verrà un giorno in cui ti sentirai distrutto. Insomma, dall'impatto con la vita moderna.
il tuo spirito brillante si dissolverà in una grande sensazione di vuoto. Che tristezza. Quando questo accadrà, mia cara, sarai pronta per questo regalo. È triste però. Vabbè, immagino sia. Lascia che il nonno si riposi. 20 anni dopo. Vabbè, immagino che sia il fatto che gli abbia regalato praticamente. Che è sta cosa? Join us, try, work. Mamma mia, quanto posso detestare sti posti, vedi? Ognuno chiuso nel suo scomparto senza far niente. Cioè, senza avere rapporti interpersonali, odioso, odioso. Oh, guarda, la nostra pupina. Life betters with Yaya. La vita è migliore con Yaya. Un Yaya. È triste. Immagino che abbandonerà l'ufficio per una vita di. Hai capito che c'è pure l'introduzione? Oh, vediamo prima di questo. Che ho il floppino, dove lavora? In che anno è ambientato? Niente, immagino si possa prendere solo la busta. Prendiamo la busta. Cara Claire, se stai leggendo questo, you must be in dire need of a change. Dovresti essere in pieno bisogno di cambiamento. La stessa cosa accade, è successa a me tanto tempo fa. Ho perso la vista di quello che aveva veramente importanza nella vita, le vere connessioni con le altre persone e con la natura. Sono pienamente d'accordo. Per cui ho lasciato tutto e mi sono spostato nel posto al quale io appartengo per davvero. Allora, enclosed deed in that place. Enclosed deed è insomma, l'appunto, il foglio, il pensiero in questo posto, quindi sono racchiuso il mio pensiero in questo posto, il mio orgoglio e la mia gioia. Happy's Farm, sì, la fattoria della felicità. Si trova nella Stardew Valley, va bene, nella costa sud, il posto perfetto per cominciare la tua nuova vita. Questo è il mio regalo più prezioso, adesso è tuo. So che lo onorerai, che onorerai il nome della famiglia, mia cara. Buona fortuna, con amore, il nonno. PS, se Lewis è ancora vivo, salutalo. Ah, vabbè, mandagli un saluto da parte mia. Will ya? Yeah. Sicuramente lo farò. Va bene, quindi possiamo uscire. L'unica interazione era quella di aprire la lettera, ma. Se lui è carino, se gli piace così, lasciamo che faccia così. Ci trasferiamo verso la Stardew Valley, allora, ma si vede la freccia? Lascio su in modo che non dia fastidio. Stardew Valley, mezzo miglio. Mezzo miglio che praticamente sono 700-800 metri giù di lì. Uccellino. L'ho cippato. Sarebbe la porta del. Oh, che bello. Ciao, tu devi essere Claire. È Robin, è graziosa questa Robin. Ciao Robin, come stai? C'è il cuoricino. Sono Robin, il carpentiere locale. L'avevo proprio detto, il tipico aspetto del carpentiere è quello. Il sindaco Lewis mi ha mandato qui per accoglierti e mostrarti la via verso la tua nuova casa. Si trova proprio qui. Tidying things. Cosa vuol dire tidying? Non lo so. Per il tuo arrivo. Va bene, sistemando le cose per il tuo arrivo, forse. Quindi la fattoria si trova proprio qui. Se mi segui. Se vuoi seguirmi. Se mi seguirai. L'abbiamo seguita noi istantaneamente, praticamente. Oh, che bella, questa sarebbe la nostra fattoria. Tutta da ricostruire praticamente. Questa è la Happy Farm. Oh, come siamo contenti della nostra Happy Farm. Siamo proprio contenti. Grazie, signorina carpentiere Robin. Perché ha fatto quel salto allucinante? Cosa, qual è il problema? Sì, è un pochettino cresciuto, però. C'è del buon terreno qui sotto questo casino. Vabbè, insomma, dobbiamo ripulirlo. Poi ripulendolo sicuramente ci saranno i materiali di recupero. Vabbè, vedremo. Con un po' di lavoro
L'avrai ripulita in poco tempo. Va bene. Grazie, signorina Robin. Noi siamo arrivati direttamente in tenuta da farmacia. Ormai è farmacia, non è più fattoria, è farmacia. Eccoci, la tua nuova casa. Ho messo i capelli lunghissimi, arrivano praticamente sotto le ginocchia. Sono tipo 22 kg di capelli li abbiamo messo, sta ragazza. Questo dovrebbe essere il sindaco. Oh, qui la nuova fattoressa, che non è un fattore, è una fattoressa. Salve, signor Lewis. Benvenuto, io sono Lewis, il sindaco della città Pelicano, Pelican Town. Sai, tutti hanno chiesto di te. Non succede tutti i giorni che qualcuno si sposta qui. È un grosso affare, dice, vabbè, è una bella cosa praticamente. Quindi ti stai trasferendo nel vecchio cottage di tuo nonno. È una bella casa, molto rustica, e noi ci piace, e noi gradiamo tantissimo. Immagino che poi si possa rinnovare, allargare, cose del genere. Rustica è un modo di vederlo, praticamente. Crusty might be a little more apt. Crusty vuol dire... cosa vuol dire? Crusty. Crusty mi ricordo l'album dei Sadies, ma sinceramente Crusty non mi ricordo. Cosa può sembrare? Forse, vabbè, lo cercherò. Poi se avete modo, io non posso cercare purtroppo. Rude, è maleducata. Non ascoltarla, Claire. Sta solo provando a farti sentire insoddisfatta di quello che hai comprato. Perché lei può, perché tu possa comprare, insomma, dai, che tu possa farla migliorare da lei. Giustamente lei essendo carpentiere, fa il suo lavoro. Non c'è da biasimarla, insomma, anzi. Lei ha fatto la faccia. Incagnito, va bene, ok. Ad ogni modo dovresti essere stanca del tuo lungo viaggio, per cui fatti un bel riposino. Domani potrai andare a esplorare la città e presentarti. Va bene. La gente della città sicuramente apprezzerà. I cittadini. Zio, sono qua con Drain e ci è sorto un dubbio. Quella poltrona l'abbiamo già vista da qualche parte, questa? Questa qua, dici? No, non è una poltrona, è un divano. Drain l'ha vista, tu non lo so. Comunque, ciao Drain. Sono felice che almeno ci vediamo. Questa non è una poltrona, dicevo, è un divano. Solo che Drain l'ha vista personalmente. Tu ancora no, lui. Tu ancora non l'hai vista. Chissà, magari ci sarà occasione, non mancherà, spero. Poi, no, naturalmente pagando, non è che te la faccio vedere a gratis. Comunque, quasi dimenticavo, se hai qualcosa da vendere. Puoi metterla in questo contenitore qui, io verrò durante la notte a raccoglierlo. Quindi non si può vendere direttamente, ma si vende a intervalli di tempo, va bene. Beh, buona fortuna, grazie signor Lewis. Quale miglior modo di cominciare la giornata se non con un bel gallo che ti suona? Ha salvato. Oh, che bello. Quindi per muoversi, WASD, run shift e check il tasto destro. Quindi siamo a lettino. Vediamo che oggetti abbiamo. Axe, un'asce, una... come si chiama questa? Dig, sì, infatti. Non mi viene il nome in italiano, praticamente. L'innaffiatoio, la picozza naturalmente. Ah, la falce della morte, bella. Possiamo uccidere le persone con questo. Pardon. Vabbè, poi ora con l'allergia siamo proprio in partenza, quindi da ora in poi cominciamo. L'allergia ce la portiamo fino a dicembre, poi, come l'anno scorso. Io finisce l'allergia tra gennaio e febbraio, dopodiché riprende. Comunque, c'è una musica abbastanza graziosina, queste sono le nostre nuove. Giornale. Cosa ci dice? Introduzione. It would be nice just to introduce yourself around town. Some people might be anxious to meet the new farmer. 2 su 28. Allora, questo dice, ci suggerisce di presentarci alla gente della città. È sicuramente è un buon modo per fare conoscenza. E molta gente è ansiosa di conoscerci, no?
giustamente, siccome sono solamente 28 persone, ne conosciamo due appena. Poi abbiamo qui l'orario, qui il giorno, qui questo che diamine è, Monday One. Sono le 7:20 del mattino, noi stiamo ancora crogiolandoci sul lettino, ma è una cosa che non ci interessa proprio, va bene. Ci alziamo? Ah, eccoci. Oh, sono io. Buongiorno. Allora, abbiamo trovato Parsnip Seeds, quindi Parsnip, scusami. It's a little something to get you started, ma you lose. Quindi abbiamo questi semi di Parsnip. Parsnip, non ho idea che caspita siano. Va bene. Questo cos'è? Quindi non lo fa direttamente, ci devo andare. Ah, questo posso semplicemente spostarlo. Giustamente nell'area in cui sono, perché se mi spostassi troppo, probabilmente. Ah, io tenevo premuto, invece si può, si preme una volta e lo si sposta. Ah, per ora la lasciamo qua, poi magari in seguito. A me piace fare queste cose. Può essere una stupidaggine, ma io per quanto riguarda sistemare roba sono. Ah, se vado su, il menu va giù. Allora, pianta questi nel terreno, prendo 4 giorni, servono 4 giorni per maturare, va bene. La TV che dice? Allora, canale meteo, fortune teller, vabbè, sarà il chiromante praticamente. Living of the vita in vabbè, all'aperto. Live, vediamo cosa dice. Le previsioni del tempo, giusto? Benvenuti a Kozv e Kozu Kozv 5. Il numero 1. Allora, la prima risorsa per il meteo, per le notizie e l'intrattenimento. Adesso le previsioni del tempo per domani. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Sarà un giorno bello e soleggiato. Quanto non me ne frega una ma niente. Questa che cos'è? Decorative bowl. Ah, è solo decorativo, va bene. Questo che cos'è? Oh, abbiamo acceso il camino. Ma che bello. Questo che cos'è? Non si può toccare, andiamo a guardare fuori dall'anno. Possiamo pure spostare la finestra. Fantastico. Immagino se fosse possibile fare a casa sta cosa. Non ci sono altre stanze, vero? Ma oltre alla TV nel cassettino c'è qualcosa? No. Vediamo cosa dice il portafortuna. Oh, l'oracolo di Wellwick. L'unico spettacolo qui è la voce degli spiriti che sono incanalati direttamente verso di te. Oh. Gli spiriti si sentono neutrali oggi. Il giorno è nelle tue mani. Vediamo cosa dice l'altro canale. A questo punto abbiamo fatto 30, facciamo 32. Living of the land, quindi. Benvenuti a vivere fuori città. No, fuori nella prateria, insomma. Siamo tornati con un altro suggerimento. Adesso ascolta. This one once for your green horns out there. Non mi chiedete cosa voglia dire questa frase, non ne ho la minima idea. Chop wood, vabbè, taglia legna e cercare per risorse selvagge per accumulare un po' di soldini durante il tuo primo raccolto. Va bene, insomma, ci dice quello che dobbiamo fare. È praticamente una guida un po' nascosta, diciamo. Onde evitare che ce lo dica apertamente, ci sono i canali. Usciamo. Oh, che bellino. Nel frattempo, ragazzi, se avete qualcosa da dire, di cui parlare, non c'è assolutamente problema, fatelo tranquillamente. Allora, no, è inutile che vendiamo i semi, quindi. A proposito di questi semi, ah, proprio lei li lancia normalmente. Questa cos'è? You don't have any mail, non abbiamo posto. Anche questa si può spostare? No, non credo. Allora, getting started. Se vuoi diventare un farmacista, un fattore, insomma, un contadino, devi cominciare con le cose basilari. Usa il tuo. Come si chiama st'attrezzino, quello per scavare, insomma, per poter fare le piantagioni? Non mi viene il nome. Comunque, allora, per arare il terreno. Poi, vabbè, usa i semi per piantarli. E innaffio ogni giorno, naturalmente.
Quindi bisogna vedere intanto dove si può piantare. Intanto vedere anche di distruggere. Breakstones. Abbiamo raccolto una pietra. Questo è bello, vedi, nel frattempo possiamo raccogliere queste pietre. Oh, ci sono le farfalline. C'è un modo per catturare le farfalle. Vediamo altro a cosa servono. Comune materiale con tanti usi per costruire. Vabbè, costruire, loro dicono building per quanto riguarda gli edifici o cose del genere. E poi c'è il crafting che invece. Costruire oggetti o utensili. Utensili, c'è sempre sto. Ma si dice utensili o utensili? Vediamo poi. Quindi tagliamo l'erba. Ti rendi conto, una falce per togliere l'erbetta. È abbastanza cattivella, diciamo, sotto questo punto di vista. Allora, decidiamo intanto dove poter mettere questa piantagione di. Che bello, ma non, quanto mi piace quando c'è la musichetta così di questo genere, questa rilassante. Diciamo che non si avvicina né a Castlevania né tantomeno a Resident Evil di quello che stiamo vedendo in questi giorni. E poi sono una di quelle persone alla quale piace non modificare tantissimo la. L'ambiente circostante, cerco di mantenere quanto più possibile. Certo, sicuramente poi andando avanti serve spazio e cose del genere, quindi non credo sarà tanto possibile mantenere tutto per com'è. Vabbè, intanto qua vicino possiamo pulirlo tranquillamente. Togliamo le cose principali, facciamo questo spazietto qua. Anche perché comunque ci servirà un po' di materiale. È la prima volta che io gioco qui, quindi ragazzi non so dirvi sinceramente cosa serve per portarlo avanti. Vediamo. C'ho voodoo. Allora, per adesso per quanto riguarda i comandi risponde bene. Certo che bisogna allenarsi un pochettino a capire il metodo. Mi chiedo se c'è una sorta di durabilità per queste cose, non credo. Certo, è un po' seccante dover cambiare, cioè sarebbe bello se lo facesse in automatico, però non si può avere tutto nella vita. Oh, qui c'è anche un pochettino di acqua. Liberiamoci la strada verso l'acqua, così possiamo, immagino, utilizzarla per pescare, credo. Chiedo anche quanto sia la quantità massima di queste cose cioè da poter portare in giro. Watering can. Oh. Per ora indica che è pieno, quindi immagino poi possiamo riempirlo qua, immagino, credo, non lo so. Togliamo questo. Anche questo dobbiamo togliere. Allora, ah, non è abbastanza forte per rompere questo tronco. Va bene. Quindi è chiaro che si possono costruire migliori utensili che servono a rompere poi questo tipo di ceppo, ecco, non mi veniva la parola ceppo. Gli alberelli piccoli non li vorrei togliere, ma comunque. Quindi direi di cominciare qui la nostra prima piantagione. È praticamente la stessa cosa di tutti gli altri giochi. Quanti sono? 15. Cosa ho raccolto? Cos'è questo? Clay? Argilla? Argilla è casuale. Vabbè, il metodo praticamente è quello di qualsiasi altro gioco del genere, no? Da Project Zomboid a Minecraft a cose del genere. Comunque sono tutti bene o male uguali. Solo che qua, come dicevo, ci dovrebbe essere, ripeto, ho visto dai
Scusa, se io questo lo tolgo. Come faccio a non utilizzarlo? Ma si possono muovere, quindi probabilmente c'è qualcosa che io posso fare. Vediamo se c'è qualche ricompensa, qualcosa del genere. Un animaletto, una bestia, non ho. Cadono solo le foglie. Vabbè, niente. Siamo tolti questo dubbio. Rendiamo questo spazio coltivabile. Perché no? Ah, perché è lontano forse. Ma ci devo essere proprio a portata. Questo potevano semplicemente evitarlo, insomma, bisogna essere proprio vicinissimi. Beh, se io metto qui, no, però se mi avvicino riesco a farlo, va bene. Annaffieggiamo a questo punto. Ah, il tempo va via comunque a velocità impressionante. Praticamente abbiamo coltivato e sono già passate le 12 ore. Erano le 7:20 di mattina, adesso 7:30 pomeridiane. E infatti anche la luce va sfiorendo. Leggo ancora. Mike Bash, salve Master, arrivai, ai ai, salve Mike, ben arrivato, mi fa piacere vederti, è la prima volta che ti vedo qua. Ben arrivato. Buongiorno, ci sono anche gli amici. Luigi e Drain sono qui praticamente. Finalmente sei arrivato, amico. Una volta tanto, è una vita che ti dico di passare e sei arrivato. Grazie, signore. Io che ti devo pagare pure. Ti faccio vedere io veramente. Poi mi si è fatta sera, ragazzi. E la cosa è strana. Ora io vorrei sapere se c'è un. Tanto se questo coso si può riempire. Infatti si è riempito immediatamente praticamente. Come va, Mick? Come te la passi oggi? Hai visto? A te non sarà capitato, però è la prima volta che siamo in visuale. Tutti gli altri filmati sono stati solo di audio e gioco, mentre qua dicevo, siccome è il tempo del salottino, qua lo passiamo solo per parlare o cose del genere, quindi mi sto industriando di modo da fare le trasmissioni a video. Come contadino non sei granché. Grazie. Sei un tesoro, lo sai quanto ti costerà questo, no? Ti costerà 30 punti di forza. Facciamo così. Ci stai? Ho innaffiato la porta. Ok, guarda che bella la mia casetta, hai visto? Buttiamo l'acqua nel fuoco. Andiamo. Ma si può pure spostare il camino, ma che bellezza. E tu ti crei problemi per arredare casa, visto come si fa? Dice, questo camino qua non mi piace. Posto, problema risolto. Pregati, sì, mi prego. Ave zio, pieno di disgrazie, ti ricordi? Abbiamo già, c'è successo, non abbiamo già parlato di questa cosa, sì. Infatti, dunque, sono le 10:40. Pum. Oh, è proprio buio buio, con tutto questo buiame. Ma è proprio buio, non si vede una ma, niente. E il bus serve per andare in città, immagino, suppongo. Ma alle 11 di sera dove dobbiamo andare? E ce l'avrà lei un fattore stanchezza? Ecco, 92 su 270. Immagino sia la sua energia, praticamente. Oh, che bello. Si vede poco e niente, o meglio si vede niente e niente praticamente. Ecco, vedi Final Fantasy, tutte queste cose di qua. Tutti sti giochini. Un punto interrogativo, qua c'è l'ospedale, così se ci dovessimo far male o infermeria che sia. It's getting late, si sta facendo tardi. Che è sta cosa? Ah.
il compleanno di Lewis, di Vincent, Haley, non conosciamo, a parte Lewis, fino adesso non conosciamo nessuno. Chissà cosa serviva tutta sta roba. Non puoi uscire se la co il coprifuoco. E infatti vedi, guarda, non c'è nessuno nemmeno nel gioco se ci fai caso. Quindi, ah, c'è il saloon, guarda qua. Stardrop Saloon. In questo momento io sto infrangendo la, non la legge, sto infrangendo il decreto. Mamma mia, non ne posso più di sti decreti, non mi fare parlare. Sì, visto, visto. Mica, cosa ci voleva per farti passare di qua? Cosa ci voleva farsi vedere? Dimmelo, non passo perché ti voglio vedere, non ti voglio solo ascoltare, non che siano belle le, vabbè. Si sta addormentando, sente sonnino, e vabbè, è luna di notte. Got sleepy? Sì, andiamo a dormire. Allora, il tempo passa troppo veloce per quanto mi riguarda. Ora mi piacerebbe. Però si è svegliata alle 6 stavolta. Oh, che bello. Andiamo a riannaffiare i nostri germoglietti. Ma si capisce che sono annaffiati perché si inscurisce il terreno. Le persone importanti si fanno attendere. Miki. Allora, sai, tu devi ringraziare una cosa. Io praticamente online, per rispetto, diciamo, della pubblica cortesia, lasciando perdere che ci sono canali dove bestemmiano, ma la cosa non interessa. Io parolacce non te ne dico, però una bella roncolata qui sul coach già ce l'hai segnata, sappilo. Persone importanti. Vediamo chi mi ha scritto. Innaffiamo pure la posta. Eccoci, ciao, sono appena tornato dal mio viaggio di pesca. Che bello, dovresti vedere. Dovresti venire a ogni spiaggia qualche volta. Ho qualcosa per te, Willy. Non conosco tale Willy. A disposizione, lo so che tu non. Sotto questo punto di vista, diciamo, non sei deludente come altre persone. Mi servirebbe, dicevo, un. Come si dice? Un. Questo che cos'è? Un magazzino, un baule che non sia questo, perché qua le cose le vendo e praticamente perdo tutto, quindi al momento non tengo proprio a perdere i miei. Bus stop, Pelican Town. Bene. E questo fiorellino cosa ci dice? Mi sono impaccato Forage, traditional spring flower that makes a nice gift. Non so cosa possa voler dire, però vabbè. Ora è giorno, diciamo che probabilmente ci dovrebbe essere gente. Adesso a quest'ora, dai, speriamo, mi auguro. Invece non c'è nessuno, poi il coprifuoco costa. Oh, eccolo! Presentiamoci a questo signore. Ciao, Shane! Cosa vuoi? Vai via. Grazie, come sei gentile. Mamma mia. Meno male che ci dovevamo presentare, erano tutti ansiosi di vederci. Stai andando a fare un. Grazie, molto gentile. Scusi, signor Passerotto, sei andato via. Cane. Cane, lui, come si chiama il tuo cane? Cane. Cos'è questo? Oh, una signorina, andiamo dalla signorina, vediamo se magari è più gentile. Penny! I'm the attorney, sto insegnando a Vincent e Jess oggi. Vabbè, sono handful, insomma, vuol dire che sono canini graziosi e aiutano. È carino che facciano la differenza nella vita di qualcuno. Che fa la differenza nella vita di qualcuno? Si può parlare ancora con la signorina? No, una sola volta. Ma lei è stata più graziosa, non ha detto niente di fondamentale, però. Alex, sei la nuova ragazza? Sì, sono la nuova ragazza, grazie. Penso che ci troveremo bene, si può andare bene. Sono Alex, va bene. Quantomeno, dice, non ci ha mandato a quel paese seduta stante, voglio dire. Ah, qui c'è tanta acqua, quindi si può pescare tranquillamente. Che cos'è sta cosa? Perché ci sono le bollicine? Stiamo facendo un giro in città, giusto per scoprire quello che c'è.
Non mi pare che ci sia niente di... Il tempo è troppo veloce. Bisogna vedere poi dalle opzioni se si può modificare. Oh, il sindaco, salve signor sindaco. Com'è stata la tua prima notte? Bellissima, non me ne sono nemmeno accorto, guarda, proprio zero. A tuo nonno era solito lamentarsi. Rickety old bed. Rickety, cosa vuol dire? Forse il fatto che fosse troppo rigido? Va bene. Penso comunque che nel profondo ha amato questa casa. Vabbè, chiaramente, altrimenti non ce l'avrebbe lasciata. Vediamo cosa c'è di nuovo. C'è una nuova notizia. Alla spiaggia, qualcuno chiamato Willy ti ha invitato a visitare la spiaggia a sud della città. Ha detto che ha qualcosa da darti. Prima delle 5 pomeridiane, sono le 10 antimeridiane, quindi andiamo verso il sud. C'è un'altra. Questa sembra una bimba. Jess. Ciao. Ciao Jess. Immagino stia per Jasmine. Non si sa. Annega i dispiaceri, sì. Ah, oh, mi sa che siamo arrivati perché si muove da solo. Questo dovrebbe essere Willy. Infatti. È proprio il classico aspetto da pescatore con la pipa, fantastico. Magnifico, dice un sacco. Ahoy there, miss. Ahoy, proprio saluto da marinaresco. Insomma, ho sentito che c'era un nuovo arrivo in città. Finalmente, ebbene, è bello incontrarti. Grazie, signor Willy. Vediamo cos'altro ci riserva. I'm still trying to unwind. Che diamine significa di non ventare da un mese? On the salty seas. I'm still trying. Sto ancora provando a non wind. Cos'è? Unwind non so che cosa voglia dire. Quindi da un mese a questa parte sul mare salato, sui mari salati. It was a big haul. I sold a lot of good fish. È stato un bell'affare. Ho venduto molto buon pesce. Finalmente ne ho conservato abbastanza per comprarmi una nuova canna da pesca. Va bene. I want you to have my old fishing rod. Grazie. Vedi, questa è una cosa buona. Ci sta regalando la sua vecchia canna da pesca. Speriamo che sia una canna da pesca, non un altro tipo di canna. Perché vedendo la signorina nuova, signor Willy Lupo di Mare. Insomma, it's important to me that the art of fishing stays alive. È importante che per me l'arte della pesca rimanga viva. E probabilmente tu comprerai qualcosa al negozio qualche volta. Vedi alla Zelda precisa. Ho trovato. Bamboo pole. Abbiamo ricevuto la canna di bambù. Che bello. Grazie, signor Willy, lupo di mare, un po' sconcentrato. There is a good water here in the valley, all kinds of fish. Quindi c'è della buona acqua in questo posto. Tutti i tipi di pesce. Buono, buono, quindi vuol dire che non solo c'è la pesca, ma ci sono tanti tipi di pesce. Oh yeah! Oh yeah! My shop's back open now, quindi il mio negozio è aperto. Vieni se ti serve qualcosa. Comprerò anche qualcosa di quello che tu riesci a pescare. Buono, buono. If it smells, it sells. Capito? Quindi se puzza si vende. O meglio, se smells non è proprio puzza, perché puzza è stinks. Quindi smells, se fa un buon odore, viene venduto. Vabbè, è un buon modo di ragionare. Questo per my old peppy used to say anyway. Questo è quello che diceva il mio vecchio, insomma. Non ti buttare adesso, Claire, cerca di restare un po'. Immagino che poi si possa anche andare in acqua. Voglio credere, voglio immaginare. Ok. Ok, quindi si può usare nell'acqua. Proviamoci subito. Quanto tempo perde a pescare? Anche se pescassi qualcosa non ho spazio dove metterlo, per cui comunque devo spostarmi. Qua cosa c'è? C'è la carica, mi sa. Infatti. Ritiriamo. Se carica verde forse pesca. Bisogna
sono messo accanto al cestino, sperando che si possa pescare qualche cosa. Ne dubito fortemente. Cioè, si muove lì, non so. Devo imparare a pescare. Perdiamo questo attimo. Sì, ma girati da questo lato, Claire. Max! Sto Max. Ho brutte rimembranze di. Lei si è sorpresa di qualcosa. Il modo in cui lo tiene è un po' ambiguo. Non so cosa devo aspettare, forse. Cioè, immagino sia più chiaro il movimento di aver abboccato, di aver pescato qualche cosa. 12:50 pm. È appena passato mezzogiorno, insomma, è ora di pranzo. Ma non mangia sta ragazza. Ah, si deve pescare a mo' di. Click the noise bar. Come si fa? Ah, si deve mantenere verso il pesce. Difficilissimo, perché è molto più difficile dei giochi di pesca, veramente. Si deve giocherellare un pochettino, praticamente. Ho pescato una sardina. Un inch. E questo che cos'è? Certo, non posso sistemarlo perché praticamente dovrei rinunciare a qualcosa. Inventory full, infatti devo cercare un modo di espandere l'inventario perché praticamente se no andiamo a perdere qualche cosa. Come antipasto buona, sì. È un inch, un pollice praticamente. Tanto così, una classica pescesca più che altro. Ok, ci ha portato direttamente qui, ma io devo comunque andare a liberare. Coal, abbiamo preso pure il carbone. Devo andare a liberare l'inventario perché sennò ci possiamo attaccare proprio come si suol dire. Devo trovare un metodo per ampliarlo. Comunque perché. Allora. Un pesce comune, 18 di energia e 7 di salute. Lo possiamo mangiare, immagino che lo dobbiamo cuocere prima, no? Sì, immagino proprio di sì. Ah, posso mangiarla cruda? Sì, ma dell'ottima sardina cruda, non si crea problemi la ragazza, hai visto? Sam, io sono Sam, piacere di conoscerti. Finalmente, quell'antipatico. Abbiamo il primo antipatico l'abbiamo beccato noi. Ricorda vagamente Animal Crossing, ma come mai hai deciso di farti vedere? È una decisione che va avanti da tempo, Harlock, perché poi, sai, io penso che comunque avere un rapporto più diretto con la persona che ti segue è meglio. Poi qualcuno me l'aveva già detto. Fatti vedere, fatti vedere. Sono quelle persone che non scrivono in chat praticamente. Qualcuno mi ha detto: ma fatti vedere, fatti vedere. Credo anche sia giusto. Perché sai come avere anche una persona di riferimento. Tu dici: guarda, lo zio, lo riconosco. Dice: va bene. Poi credo che anche serva per far capire agli altri che non ci sono veli tra quello che io faccio, perché mi avete sempre sentito parlare. Però dice magari, ma sta persona chi è, che cos'è, che cosa non è, quindi vedersi è anche meglio. Credo che ci sia un rapporto più diretto, più vicino con gli utenti. E poi credo anche che è anche una questione di affidabilità. Cioè tu il viso che riconosci, lo associ a quello che senti, a quello che vedi e fai, insomma, aumenta l'affidabilità della cosa. Leggo ancora, perché perdere tempo a cucinare quando puoi fare il selvaggio di Yolomic? Hai visto che tu hai capito tutto. Bambini, scusi. Vincent,
Oh, uno sconosciuto, il mio nome è Vince, non si parla con gli sconosciuti, bimbo. Mamma dice di non parlare di sconosciuti, l'hai visto? Ma tu sembri a posto. Questo è Jazz di prima. Abbiamo già parlato con Jazz, abbiamo già parlato anche con Penny. Sewer, quindi quelle sono le fogne. Per quanto riguarda Animal Crossing, Harlock, sì, effettivamente sì. It's locked. Dunque, nel frattempo. Ah, c'è un'altra persona. Non conosco. Elliot. Mamma mia. Oh, il nuovo fattore, il nuovo contadino che tutti aspettavano. E questo arrivo. Sparkle Benny Conversation. Spark. Ha dato via, ha acceso tante conversazioni, insomma. Sono Elliot. Vivo nella piccola cabina vicino a questa spiaggia. È un piacere conoscerti, grazie Elliot. Un'altra persona gentile, quindi l'unica persona antipatica era quella là sopra praticamente. Questo ci abbiamo già parlato? Non lo so, mi pare di sì, boh, non te lo devo dire. C'è un qualche cosa. Chiuso fino all'estate. Il tempo è velocissimo in questo gioco, non si può rallentare un po'. Sapete, è una cavolata. Il tempo è proprio uno, il motivo principale, non uno dei motivi, proprio il motivo principale che mi ha fatto stancare di giocare The Sims. Perché alzarsi da una sedia per arrivare al cesso passano 15 minuti era improponibile per me. E infatti quando poi ci giocavo lo usavo esclusivamente per costruire, per fare progetti. Per giocare proprio, fare i movimenti, l'ho proprio lasciato perdere. Cos'è questo? Buongiorno. Salve. Mamma mia, che bella questa casetta. Vediamo chi è la signorina. Salve signorina, lei è? Oh, lei. Oh, che graziosa. Bionda con gli occhi azzurri. Oh, you're the new farmer girl or whatever, aren't you? Sì, sono io. Sono Haley. Salve Haley. If it weren't for those horrendous clothes, you might actually be pretty. Se non fosse a causa di questi vestiti orrendi, potresti sembrare anche bella. Vabbè, comunque non importa. Sfacciatella la signorina. Che dici? Ma i giochi porno erano perfetti per un salottino. Sì, ma un salottino. Sarebbe perfetto un salottino di Pornhub, voglio dire, non di Twitch. Ma Carlo, mi togli una curiosità, ora te lo dico. Faccia a faccia, quasi faccia a faccia. Come mai mi chiedi sempre questi giochini porno? Non mi convince, eh. Guarda che lo dico a qualcuno. Tanto le trasmissioni sono pubbliche. Basta che quel qualcuno faccia un attimo, un click su questo canale. E praticamente ti sputtani a vita, Arlok. Vabbè, si scherza, ma figurati. Siamo qui anche per questo. Possiamo, vuoi fare un salottino parlando del porno? È un argomento piuttosto. Lascia perdere sconcio. Ah sì, dobbiamo essere ottimi amici con lei prima di entrare la sua camera da letto. Mi pare anche giusto così una persona al primo incontro buttarsi in camera da letto. Oddio, sorvoliamo anche questo argomento. Stiamo scendendo un po' nel. Chi è questo? Marnie. Il sindaco Luis mi ha detto che sei appena arrivato. Sono Marnie. Ciao Marnie, vediamo adesso quanta gente siamo. Get started. Questo l'abbiamo fatto. 12, quindi siamo quasi a metà. Ci volevo dire qualcos'altro, Marnie, perché l'ho vista un attimo ferma. Ah. I sell livestock and animal care products at my ranch. You should swing by sometime. Vabbè, vendo praticamente prodotti per gli animali. Grazie Marni, faremo. Passeremo poi a casa tua, al tuo ranch, come tu dici. Si sta facendo sera, vediamo cosa dice questo segnale. Sintersap Forest, Pelican Town, va bene. Oh, una waka! Immagino che questo sia il tuo ranch, vero? Quell'altro che cos'è? Un porcellino? Credo di sì.
Sì, e infatti è il suo range. Va bene, noi proseguiamo. Poi si fa tardi, poi non riusciamo nemmeno ad arrivare dove dobbiamo arrivare. Io non so dove sono. Sì, così. Se questo fa schifo così, immagino sia la parte bassa della nostra fattoria. Voglio pensare, voglio credere. Ci si blocca, devo liberarmi. Vediamo se la strada è giusta. Già ci siamo persi praticamente. Siamo arrivati in un posto che non è per niente. Allora, rompiamo una legna. Vabbè, tanto poi questi rimangono per sempre, voglio dire. Immagino siano infiniti. C'è una scalinata. Non c'è una mappa da queste parti, eh? O forse non adesso, probabilmente si prenderà dopo. Vabbè, noi seguiamo il sentiero dorato. Siamo arrivati in un posto che non è il nostro posto. È una tenda. Tenda? C'è qualcheduno. Salve, signor qualcheduno. Linus, uno straniero. Salve. Allora, non ti preoccupare di me. I just live out here. Io qui da solo. Vabbè. Non preoccupare, noi lui dice di non preoccuparci, noi non ci preoccupiamo assolutamente. L'unica cosa che mi preoccupa è che ci siamo persi. Per tutto il resto va bene. Che c'è stato un rumore di non ho capito che cosa, sinceramente. 10 e 40, dobbiamo cercare di arrivare a casa quanto prima possibile. Non mi ricordo quale sia la strada di casa, ma qua mi pare che non ci arriviamo perché non era da qui. O sì, boh. Forse se prendessimo da questa parte. Va bene, rompiamo un po' di roba. Sì, è proprio questa praticamente. Bastava solo rompere qualcos'altro. 11:50. Ora devo praticamente scoprire intanto se si può costruire qualcosa. Zzz. Vabbè, dai, andiamo a dormire intanto così. Sì, dormiamo. Tanto salvo automaticamente a fine di giornata. Peraltro non c'è nemmeno un menu. Vediamo. Claire. Level 0 newcomer. Vabbè, questo è il nostro equipaggiamento. Vediamo un poco. Inventario. Skills. Non abbiamo al momento praticamente niente. Hai visto? Si può fare un po' tutto. Foraging, mining, farming, combat. Addirittura il combattimento. Quindi social. Ah, ci sono persone che non abbiamo conosciuto. Specifica che sia singolo. Anche Haley è singolo. E le ragazze sono tutte single praticamente. Vabbè, Jazz è piccolina quindi. Va bene, andiamo avanti. Oh, la mappa, che bello. Almeno non ci perdiamo più. Ci siamo arrivati, in un modo o nell'altro ci siamo arrivati. Io mi sono perso un po' per quanto riguarda l'orario. Scusate un attimo. D'accordo, sì, un altro poco possiamo. Ok, Happy's Farm. Quindi abbiamo così un po' di visuale. Perché praticamente non. Ah, ecco perché non trovavamo. Perché siamo passati sopra la galleria. Questo punto di qua prima. E io non riuscivo a raccapezzarmi perché c'è la galleria. Va bene, ok. Quindi la mappa l'abbiamo vista. E crafting, vediamo. Wood fence. Gate, io, chest. Esatto, a place to store your items. Quindi dobbiamo proprio costruire questo. Mi servono 50 pezzi di legno. Ora andiamo a recuperare subito sti pezzi di legno, così la costruiamo immediatamente. Collections.
Hai visto quante cose ci sono? Ne abbiamo per un bel po' da poter utilizzare questo giochino. Mi fa piacere, dai. Achievements al momento non ci interessa. Cooking. Options, how to run, show portraits, show merchant portraits, always show to its location. Hide to its location when moving. Post game sound, va bene. Graphics, vediamo. Voglio vedere nel frattempo, dato che ci siamo, se c'è qualche cosa per il tempo. Niente da fare. Torch, sapone. Cos'è? Sap, cos'è il sap? Non so, non ho idea. A modest amount of light. Va bene, cos'è? Woodpath. Va bene, messo sul terreno ci dà un, insomma, un sentiero. Si può fare anche con le pietre. Cobblestone. Questo cos'è? Campfire. No, va bene, la prima cosa facciamo questo chest che mi... oh, next game, non adesso. Ok, vediamo di andare a raccogliere un po' di legna con la quale piove. Quindi immagino non ci sia bisogno di... Ops. Come si fa a controllare questi cosi? Dato che piove immagino non ci sia bisogno di... Come si dice? Di annaffiare. La pioggia eliminerà anche qualche cosa, quindi intanto leggiamo. Quindi, I keep finding cool stuff, but my backpack is full. Perfetto, infatti. Does this sound like you? Well, Pierce got you covered. Stop by Pierce General Store today and check out our for double size 24 backpack. Infatti, siccome lo zaino sta riempendo, possiamo prendere uno da 24 posti. General Store. E dove si trova questo General Store? Vogliamo saperlo adesso. Willow Lane, Mernis, General Store, perfetto, è tutto a destra. Andiamo subito a comprare questo coso, però siccome non abbiamo soldini, non vedo di che diamine possiamo vendere a sto tizio. Ah, normalmente si corre, invece con lo shift si cammina piano pianino. Andiamo subito al General Store di Pierre, vediamo che cosa ci dice. Pierras. Festival dell'uovo. Bello. Fai la rapina. Sì, ci avevo pensato, guarda. Sinceramente, no, mi piacerebbe poter fare una rapina. Cioè, la vita da delinquente non mi dispiace. Abbiamo preso una ragazzina così carina, col capello lungo, sai, che per essere ragazzina dice. Possiamo fare le rapine soft, praticamente, sai? Cioè, fare un poco ammiccanti con i tizi. Sì, però non ci fa entrare. Cosa on Wednesday? Beh, grazie, cioè mi mandi l'avviso e dici che mercoledì siamo chiusi. Disgraziato malefico. Capito? Mi manda l'avviso. Vai, venite a comprare lo zaino. Sappi che però cioè il mercoledì siamo chiusi. It's locked. Apre alle 9. Fino alle 3. Sono le 7, effettivamente noi siamo usciti di buon mattino. Vediamo qui cosa c'è al saloon. Dalle 12 alle 12, a 12 p.m. è l'apertura notturna praticamente. Dice che c'è il cane, ma il cane io non lo vedo mai praticamente. Che succede se prendo questo? Niente. Con una cosa che potevamo fare, una ci ha chiuso fuori praticamente. Questo è quello antipatico. Ciao signor antipatico. La casa del sole di chi è? It's locked. Anche questa. Era la casa di Harley questa, se non ricordo male. Qui non ci siamo entrati. Tutti alle 9. Vediamo se era la casa di Harley. Graveyard. Ma graveyard non vuol dire il... Ah, infatti, Emily and Haley. Graveyard non è il... Come si dice? Mannaggia, non mi è la parola. Il cimitero, ecco. Boh, vabbè. Punto, fai la rapina.
in buon sacrosanto stile. No, allora facciamo una cosa. Intanto, dato che abbiamo sto tempo un po' libero e quello è mercoledì non apre, ci dobbiamo andare a choppare un po' di wood. La sacra arte del chopping. Insomma, andiamo ad abbattere un po' di alberi. Solo che quello dice che con questa cosa non ci riusciamo. Vediamo gli utensili. Crafting. Al momento non abbiamo utensili da poter utilizzare. Che succede? Perché ha fatto il rumore? Fatto un rumore strano, non so che cosa. Sembrava dello stomaco vuoto più che altro. Vabbè, intanto comunque diamo una pulitina qua. Che sono sti rumori sinistri? Ho sentito dei rumori poco consoni. Allora, proviamo con questa ad abbattere gli alberelli, quelli piccolini. Magari questi. Va bene, sì, l'abbiamo capito. Scusa, ma ho fatto un errore io. Mamma mia, che pignolo. Allora, a parte scherzo, porteresti un gioco triste tralasciando Silent Hill, per esempio, ma torna a casa che piove. Scusami. Il miglior giorno per lavorare è proprio quello quando piove. Ho raccolto 4 di legna praticamente, siamo a 17, ne servono 50. Ma un gioco triste, che cosa intendi per gioco triste? Non ti basta già la tristezza della vita? Fammi un esempio, portami, cioè, dimmi un titolo che ti ricordi di triste, perché tra, nella libreria che ho io di giochi ce ne sono molti più di uno. Non sono due, tre o quattro, ce ne sono, penso, una buona ventina. Per cui magari tra questi giochi tristi ci potrebbe essere quello che tu, credi. Fammi un esempio, uno, due titoli, dai, non dico 100. Fammi un esempio, dai. Nel frattempo io mi libero qua un po' di strada. C'è una caverna lì. Ma questo magazzino, tra l'altro, fa parte. Whatever this once was, it now is ruins. Quindi qualsiasi cosa fosse nel passato, adesso sono solo rovine. Non c'è modo di distruggerlo, sto coso. Come storia, dici, insomma. Esistono giochi tristi? Sì, Miki. Esistono giochi di qualsiasi tipo. Allora, io facciamo un piccolo, dato che siamo comunque in ambiente salottino, e il gioco serve, come vi dico sempre, solo da sottofondo. Possiamo fare un piccolo anticipo di quello che sarà la nuova stagione, Season 2. La prima è stata una prova, è andata talvolta bene, talvolta meno bene. Dunque, ci saranno chiaramente dei tanti altri giochi. La prima, uno che fa commuovere. Allora, vi anticipo chiaramente che una volta finito Castlevania, perché Castlevania, l'Area of Sorrow non durerà tanto quanto è durato il Symphony of the Night. Una volta finito Castlevania porterò un gioco che non vi anticipo adesso, ma è già in programma. E per quanto io ho letto, perché vabbè, come sempre io vedo qualche cosa, vedo lo 0,3%, se la cosa mi può interessare mi fermo. Quando l'ho intravisto, perché lì praticamente ho visto solo un. Non ho visto addirittura immagini, ho visto il titolo e un. Stava cominciando la recensione. Quando ho letto le prime parole, mi sono fermato e ho detto: devo avere questo gioco. E così ho fatto, l'ho preso e l'ho messo da parte. E tra le altre cose, è uno dei primi giochi che io ho messo da parte, prima ancora di portare addirittura lo stesso Castlevania, quando siamo partiti con i primi tipo Root Letter. Io già ai tempi di Root Letter, e già parliamo proprio di uno dei primissimi giochi, già avevo questo gioco da parte, solo che lo voglio portare così, come stiamo facendo adesso, perché se ci sono. Siccome è un gioco che dovrebbe essere sia pauroso, ma pauroso pesante, sia estremamente triste, come dici tu appunto, Arlok, non so se faccia commuovere, però per esempio io posso dirti che mannaggia la miseria quanto mi sono incazzato. Quella sera quando giocavamo a. Metto in pausa intanto, perché se no il tempo prosegue.
Vabbè, intanto gioco, se nel tempo si perde comunque. Parlo con voi. Io mi sono commosso, sembra strano, poi dici tu ti commuovi, sei scemo. Io sono sempre sincero, lo sapete. Everybody's Gone to the Rapture è bellissimo. È l'ultima puntata quando non si sentiva l'audio, io avevo un po' il nodo alla gola parlando e non mi vergogno a dirlo perché io sono fatto così, non me ne frega niente, vi piace bene, non vi piace, pazienza. E il finale mi ha fatto parlare tanto. Porca miseria, quando si è rovinato, quando non arrivava il segnale audio e non si è sentito, ed è l'ultima puntata, è vuota praticamente, c'è solo l'audio del gioco. Io mi sono incazzato come una iena. Ma ad ogni modo, dato che comunque è cosa fatta, dice un gioco che fa commuovere. Se il gioco è, come dire, comunque c'è qualcosa di sentimentale. Anche le stesse musiche di Everybody's Gone to the Rapture sono bellissime, sono commoventi. Se io non lo posso fare, giustamente. Vi faccio anche una pubblicità che va contro di me. Io naturalmente nel gioco parlo, c'è il mio commento, eccetera, eccetera. Però se voi vi ritrovate ad ascoltare le canzoni del gioco, vi rendete conto che sono splendide. E questo fa ti aiuta. Poi ci sono alcuni giochi che fanno commuovere a prescindere, voglio dire, perché hanno un fascino loro, sono belli, quindi per un motivo o per un altro. Poi dipende anche dalla sensibilità della persona. Ci possono essere persone che dice vabbè, è un gioco, non me ne frega niente. E qualcun altro che capisce che i giochi sono fatti con un cuore, sono raccontati, sono comunque fatti da persone che hanno impiegato lavoro. Non è che uno si sveglia la mattina, e io ve lo dico anche per esperienza, e dice: oh, che bello, faccio un gioco. Ti svegli la mattina tipo presto, alle 7:30, vai a fare colazione, ti dai una sciacquata, ti pettini per chi può. E guarda, si sono svegliato alle 7:30, si sono fatte le 8:30, vabbè, facciamo un gioco. E alle 9:15 è finito. Ci sono persone che studiano anni, decenni per arrivare a essere programmatori, grafici, animatori e cose del genere. Ci vogliono i discorsi, ci vuole il doppiaggio, ci vuole la trama. Vanno studiati i giochi. Tu dici uno come Silent Hill è sia triste che horror. Perfetto, perfetto, l'esempio migliore. Silent Hill, e lo vedrete ora, dato che abbiamo la possibilità di vederci con un po' più di luce, tra le altre cose. Quando metterò online dal secondo episodio in poi della storia di Silent Hill, vi renderete conto che ci sono cose tristi e horror. Non è che ti svegli la mattina, appunto, dicevo, e fai il gioco. È studiato un gioco. Inventario pieno. Allora, facciamo una cosa, io al momento non posso posare queste cose. Il problema è che non le posso lasciare in giro. Le devo utilizzare per forza. Quindi dicevo, siccome ci vuole tempo per fare un gioco, ci vuole impegno, ci vuole. Change what is played. Ah, vabbè, questo posso fare praticamente tante cose. Facciamo un pochettino di. Fatto che non posso posare niente, questo è la cavolata. Devo, tra virgolette, rischiare un pochettino. Perso praticamente, basta. Vabbè, ho perso le pietre, pazienza, ne troveremo. Immagino poi. Cobblestone patch. Mettiamo qua davanti. Quindi il gioco è, dicevo, può essere tranquillamente. Cambia anche il rumore che fa. Ma dentro quel baule non te la fa lasciare. Sì, Mickey lo fa lasciare, ma questo baule è solo per. Vedi, praticamente se io lascio le cose qua, vedi in alto a destra c'è l'orario,
alle 9 p.m. Quando poi io vado a dormire, se lascio oggetti qua dentro, il sindaco se li viene a prendere durante la notte. È un modo per vendere, però una volta venduti, tanti saluti. E quello mi aveva detto, te lo costruisco io. Mixed seed, abbiamo semi. Andiamo a piantare questi semi. E annaffiamo. Quindi se io lo lascio lì, li perdo quei diamine di cosi. Ecco, sì, infatti, questo è il problema. Infatti, nel coso, nel crafting, qua, diamine, c'è scritto questo, chest, vedi? Ed è un posto per conservare i tuoi cosi. Ma servono 50 di legno e io ne ho 43. Per questo sto facendo quel giro di raccolta, di distruggere la roba, proprio per arrivare a raccogliere legno. Quindi dicevo, siamo a 44, ne manca poco. Proprio il fatto di voler costruire un gioco c'è un cuore, è come quando si fa un film, ognuno lo esprime a suo modo. C'è chi vuole, chi fa il film perché dice io ho visto questo e ti voglio trasmettere quello che io ho visto o ho sentito, ma ci sono altre persone che impegnano il tempo creando un gioco. È la stessa cosa, sai cosa mi sembrava di quando dicevano che i giochi sono per bambini? Sì, ci sono i giochi per bambini, ma non tutti. Io, per esempio, non posso fare giocare Silent Hill a un bambino. Lascia perdere adesso, i bambini sono un po' troppo smaliziati, quello che vuoi, va bene. Ma se tu prendi un bambino normale e lo fai giocare a Silent Hill a 7 anni, 8 anni, anziché farlo giocare a Crash Bandicoot, quel bambino ti cresce traumatizzato. Cioè, a me, io ho giocato la prima volta a Silent Hill quando uscì nel 99 e ero ragazzo. Ma era pesante, e io avevo gli incubi a giocare a Silent Hill, e sono durati per tanti anni, perché poi gioco 1, 2, 3, 4 in serie, sono durati. Quindi tu esprimi quello che senti, quello che hai dentro, il tuo modo di esprimerti, che magari c'è chi scrive, chi è bravo, che ha la proprietà di scrivere, dice ha un talento per la scrittura, dice io scrivo libri, sono bravo, e riesce a esprimere i suoi sentimenti con la scrittura. Bene, ci esce un bel libro, un bel racconto, bravo, hai espresso i tuoi sentimenti. Ma uno che scrive un libro horror, o un libro triste, uno romantico, se in quel momento aveva quell'intenzione, la esprime in quel modo. E così ci sono altre persone che hanno espresso, esprimono ed esprimeranno con i videogiochi. Andiamo a dormire, dato che è tardi, così comunque abbiamo la legna. La prima cosa da poter costruire domani è appunto là. Apri subito la cesta. Va bene, direi, ragazzi, comunque, dato che a orario ci siamo. Per oggi va bene così. Abbiamo fatto questa nuova esperienza. Mi auguro che sia andato tutto bene. Quindi dicevo, porteremo giochi particolari, finito Castlevania. Questo per ora lo utilizziamo per il salottino, poi nel salottino vedremo. Dai, oggi abbiamo parlato un po' di videogiochi, abbiamo avuto finalmente Mike Bash. Chissà perché hai usato questo nome. Non vogliamo saperlo. Vabbè, io forse riesco a capirlo. Il problema è che Bush in inglese potrebbe voler dire qualcos'altro. Poi ti spiegherò di presenza. Va bene, comunque, dicevo, giochi tristi ci saranno horror anche più pesantucci. Io comunque vi avviserò prima della trasmissione, perché ci sono, soprattutto questo di cui vi parlavo prima, a quanto ho letto dovrebbe essere parecchio parecchio pesante. Lo avevano poche persone che hanno giocato, proprio perché è forte come contenuto, e io ripeto non l'ho visto. Hanno detto che era eccessivamente pesante. Io voglio credere a questa dicitura, anche se per quanto riguarda trama, unione tra trama, racconto e metodologia di gioco, finora sono pochi i giochi come Silent Hill, ma pochi pochi davvero. Ci vogliamo fidare di questo. Immagino che durerà poco, lo vedremo comunque. Basta per il resto, poi le altre cose. Che dici, Mick? Bush chi era in America? Quindi, essendo una persona importante, 1 più 1 fa 5.
Sì, il presidente Bush era famoso, ma la parola Bush può... Va bene, poi niente, lasciamo stare. Comunque dicevo, che poi tu la stessa importanza di Bush, infatti 1 più 1 fa 5, proprio perfetto, meglio di così non avresti potuto dirlo. Comunque dicevo, io per oggi vi ringrazio tantissimo, comunque Miki, a parte lo scherzo, dai, mi ha fatto veramente piacere trovarti qui. Fatto piacere trovare Luigi insieme a Drain, la nostra amica Harlock praticamente onnipresente, onnisciente, ogni quant'altro, ovvero ogni. Sì, ridi. Gli altri, i nostri amici silenti che passano, chi più o chi meno, noi salutiamo sempre. Un bacione, un ringraziamento. Ragazzi, la diretta, per la trasmissione ci vediamo domani sera, lunedì sera. Piace. No, veramente, Miki, te lo dico, ma è inutile che fai il ruffiano, ci conosciamo, quindi lo sai che le cose che ho da dire le dico chiaramente. Io ti ho detto tante volte di venire, avevo avuto i tuoi problemi, non sto qui a sindacare. Mi fa piacere davvero vederti. Torna, vieni a trovarci, perché tanto le varie trasmissioni sono così, io parlo, abbiamo giocato, più che altro parlo con voi, soprattutto la domenica mattina. Le altre volte magari c'è il giochino e cose del genere, per cui portiamo avanti il gioco, ma il salottino serve proprio a questo. Parliamo e basta. Ok, dai. Quindi ci vediamo domani sera, sempre su Twitch. Così andiamo, proseguiamo il Castlevania domani. E poi ci aggiorneremo strada facendo. Vediamo se riesco a chiudere la trasmissione senza dolore. Ragazzi, vi saluto, vi abbraccio. Come sempre, ci ritroviamo al prossimo video.